di espressione, nella libertà di culto, di tutti i culti, nella libertà di associazione. Noi crediamo nella libertà di impresa, nella libertà di mercato, regolata da norme certe, chiare e uguali per tutti, e sappiamo bene che questa libertà non è graziosamente concessa dallo Stato, come affermano i signori della sinistra, perché la libertà è adesso anteriore, viene prima dello Stato, è un diritto naturale che ci appartiene in quanto esseri umani e che semmai essa sì dà fondamento allo Stato, e lo Stato deve riconoscerla e difenderla in tutte le sue forme, proprio per essere uno Stato legittimo, libero, democratico e non un tiranno arbitrario. Noi crediamo che lo Stato debba essere al servizio dei cittadini e non che i cittadini siano al servizio dello Stato. Per questo, concretamente, crediamo nell'individuo e riteniamo che ciascuno debba avere il diritto di realizzare se stesso, di aspirare al benessere e alla felicità, di costruire con le proprie mani il proprio futuro, di poter educare i figli liberamente, e liberamente vuol dire di non essere costretto a mandarli a scuola in una scuola di Stato dove ci sono degli insegnanti che vogliono inculcare dei principi che sono il contrario di quelli che i genitori vogliono inculcare ai loro figli educandoli nell'ambito della loro famiglia. Per questo crediamo nella famiglia, nucleo fondamentale della nostra società, e nella famiglia crediamo che deve essere fatta come quella che è costituita da un uomo e da una donna, che si uniscono nel vincolo dell'amore per poter continuare se stessi attraverso i propri figli. Libertà.